Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Chiara e questo è il mio primissimo vlog o simile video di presentazione in cui vi parlerò un po' di me, del mio bellissimo cavallo Ops. Io vengo da Vimercate, provincia di Milano, o così era, in realtà ora è Monza, ma non siamo qui per parlare di geografia fortunatamente. Anche perché non sono in grado, ma forse posso parlarvi un pochino di cavalli. E conto circa da 8 anni, anche se ho sempre avuto e sempre avrò la passione per i cavalli. E ho cambiato tantissimi maneggi, tantissimi istruttori, tantissimi cavalli, finché da un po' di tempo mi sono trasferita qui a Palermo per amore. E abbiamo trovato questo super cavallone che ci ha rapito il cuore. Lui si chiama l'Obsession, come avrete già visto, e è un Holsteiner, uno stallone Holsteiner, anche se è un po' in là con l'età. È un super cavallone che ci sta donando il cuore, un sacco di successi e di errori miei, ma che ci porterà tanto lontano e gli vogliamo un mondo di bene. Dopo aver nominato 20 volte la parola cavalli, cambiato location e con la collaborazione di Crystal, possiamo continuare a parlare di Ops. Allora, ma torniamo un po' indietro. Ho iniziato il vero salto ostacoli più o meno 3-4 anni fa, probabilmente 4, a Monza, dove vivevo prima. E inizialmente ho iniziato a fare le gare in SEF. Allora, sono passata alla Pise, ok, con la prima cavalla e mezza fida che avevo, Silvia. E poi mi sono trasferita qui e nel nuovo maneggio abbiamo trovato questo super cavallone che si chiama l'Obsession, come vi ho già detto 20 volte, forse. Lo chiamiamo Ops. Ops è un cavallo veramente fantastico, ha una genealogia d'oro, infatti non so se li conoscete, io non li conoscevo ad esempio. Suo padre era Lacanthus e sua madre Apsal, figlia di Carolus I, e ha partecipato nella sua vita a tantissimi gran premi fino alle 150, quindi potete immaginarvi quanto salta. Riesce a farlo tuttora ed è fantastico.
Quando è arrivato in maneggio, più o meno 7 mesi fa, era magrissimo, veramente sembrava uno scheletro poverino, ma fortunatamente dandogli da mangiare, dandogli integratori, tra cui adesso gli stiamo dando il purino anti-GT, fieno e quant'altro, è riuscito a ingrassare, sta recuperando massa e adesso è bellissimo, come lo era un tempo. Con gli ultimi 3 piazzamenti dell'80 siamo riusciti a prendere il brevetto in 3 giorni di gara. Ovviamente ha fatto dei super netti perché è un esperto bravissimo, molto più di me. E siamo passati praticamente subito a fare le 100, così da un giorno all'altro. E anche lì mi ha regalato veramente delle soddisfazioni enormi. Partecipiamo ai campionati regionali. Cambiamo ancora location e vi presento finalmente il bambino. Questa bellezza, bellissima. Ve lo faccio vedere bene, guardate che bello. Allora, grazie. Okay. Allora. Per il momento abbiamo fatto, se non sbaglio, se non dimentico qualcosa, 4,80, tutte 4 nette. Poi siamo passate a 1,90 che è andata malissimo, nel senso che era a fasi consecutive e io mi sono dimenticata il quinto o sesto salto, l'ho completamente dimenticato, sono andata dritta al prossimo, poi mi sono ricordata, sono tornata indietro a farlo, ma insomma non sono passata alla fase a tempo. E quello stesso giorno ho fatto una 100, che quella era sempre a fasi consecutive, mi sembra, e purtroppo ho fatto una barriera nella prima fase e non sono passata alla fase successiva, però già dimenticarsi un salto a fare una barriera è ben diverso. E poi abbiamo continuato per altre 3 gare a fare la 100, quindi il giorno dopo abbiamo fatto un'altra 100 e siamo arrivati primi. Poi un altro weekend abbiamo fatto altre 200, una mista, quindi siamo finiti al barrage e siamo arrivati primi, e il giorno dopo a tempo secondi. Ma parlando dei progetti futuri, puntiamo al primo grado, appunto il primo grado, perché lui può farsi benissimo secondo. Punto al primo grado con il progetto sport del prossimo anno, ma non lo so, ci lavoreremo su. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto, ci vediamo presto. Se vi va seguitemi, mettete like, mi farebbe molto piacere. Aia, questo deve uccidermi ogni volta. Ci vediamo presto.